Grande Regas, rieccoci. Allora, ragazzi, ho pensato di fare questo video, ma c'è un motivo. Praticamente, molti di voi me l'hanno fatto notare e vi sono sincero, io quando ho fatto il video della panda in officina, vi devo essere sincero, non ci avevo pensato. In che senso? Praticamente, l'ho fatto fermo in officina. E non poteva essere paragonabile all'altro video che è stato fatto in strada. Infatti, qualcuno di voi me l'ha detto questa cosa qua. Effettivamente avete ragione. Io in buona fede pensavo di fare una cosa buona, anche se per me poteva essere uguale. Vabbè. Quindi io per stare pari, quindi diciamo a quel video lì che è stato fatto in strada, stasera faremo ovviamente un altro video, quindi in strada, la panda è sempre la stessa, quella aziendale. Quindi ho aspettato quest'ora qui, purtroppo fuori buio, ragazzi, perché ho smesso di lavorare da poco, che tra l'altro ho fatto anche un po' tardi. Quindi il tempo di, non so, prendere la diagnosi, caricarla in macchina, io sono già pronto perché io nella mia testa ho una convinzione che secondo me è giusto. In che senso? Che adesso bisogna anche vedere come siamo messi, perché fuori posso garantire che è freddo. Io ho questa convinzione, che adesso ve la racconto, che nel periodo invernale le macchine, per esempio, fanno fatica ad arrivare a 90 gradi, oppure, sì, fanno fatica, ho detto bene, non arrivano subito, proprio perché fuori è freddo, si va in strada, si prende aria fresca davanti, quindi la temperatura cerca sempre di rimanere più bassa. Secondo me d'estate questo problema qui non l'abbiamo, quindi le macchine andranno subito in temperatura. Questo è un mio parere, poi magari mi sbaglio. Poi c'è da dire ancora un'altra cosa, che magari a qualcuno, perché mi avete scritto in tanti, Vince, ma la mia macchina è così, cioè tutte temperature sfalsate. Ok, adesso è freddo, quindi non possiamo fare tanto, diciamo, prendere come punto di riferimento questo periodo. Bisogna prendere una via di mezzo, tipo, non so, in primavera, che non è né fredda né caldo. E un'altra cosa c'è da dire, il fatto se qualcuno se vede la macchina a posto, cioè il termostato funziona regolarmente. Bisognerebbe vedere tante di quelle cose. Comunque, torniamo al discorso della panda. Io ho fatto il video da fermo e quindi non è valido. Noi facciamo un altro in movimento, quindi la panda è sempre la stessa, è la panda numero 3, perché ce ne sono due. Se non ci credete, potete vedere i chilometri, che sono quelli. E stavolta faremo un video in movimento. Così, diciamo, mi metto pari. E ovviamente, ragazzi, chiedo scusa se magari a qualcuno forse non ho risposto bene o non ho neanche risposto. Quindi vi chiedo scusa anche per la prova dell'altra volta che ho fatto. Ma voglio rimediare stasera. Quindi, vi ripeto ancora che adesso è buio, quindi scusate magari se ci possono essere delle immagini un po' al buio oppure in movimento, ma sarò in macchina che vi farò vedere il contachilometri, quindi il contagiri, cioè dove c'è la temperatura, e vi faccio vedere la diagnosi che magari la metterò sul sedile passeggero. Ecco, quindi vi farò vedere, scusate già da adesso per le immagini, ma sarà così. Quindi io sono pronto, adesso ho il tempo di caricare la diagnosi in macchina e partiamo. Andiamo. Allora, ci troviamo in vettura, la lancetta qui segna a zero e in diagnosi siamo a 38 gradi, quindi la macchina non è proprio freddissima. Siamo senza benzina, lo dico perché nell'altro video mi avete sgridato, Vince, la macchina è senza benzina. Avete ragione, ragazzi, anche adesso. Purtroppo sono macchine che diamo in sostituzione, sono gratuite e la gente almeno ci devono mettere la benzina, però diciamo che non accade quasi mai. Allora, niente, partiamo a fare questo giro turistico. Intanto qui la temperatura è già a 42 gradi. Faremo un giro qui intorno dove lavoro io, che è una zona industriale, e vediamo un po' come si comporta la
la temperatura, ecco, cerchiamo di fare un video diverso dall'altra volta, vediamo un po' come si comporta, anche se bisogna un po' considerare anche il fattore che fuori è freddo, ecco, saremmo forse 5 gradi, non lo so, più o meno. Comunque, dove partire? Allora, la lancetta si sta alzando adesso, e infatti in diagnosi c'erano appena 52 gradi, adesso è salito subito a 54, direi che va bene così, ecco, stiamo partiti bene. Scusate se lo faccio di buio, ma riesco solo adesso. Ora sono le 6:30. Il tempo che è finita la macchina, ho marcato il tempo perché io ho il marcatempi e mi trovo in macchina adesso a girare qui nella zona industriale dove lavoro io, ecco. Allora, siamo a un quarto di lancetta. E in diagnosi siamo a 67 gradi. Ok, proseguiamo. Io poi sono anche del parere, ragazzi, che la temperatura varia anche soprattutto alla temperatura esterna che abbiamo. È ovvio che fare una prova d'estate e una prova d'inverno, secondo me c'è una bella differenza. Comunque, ci proviamo. Siamo quasi... sta andando bene, sta salendo abbastanza velocemente. Allora, adesso è tornata giù, praticamente come quando nell'altro video, anche nell'altro video che ho fatto, più o meno a questa temperatura qua è scesa giù la lancetta. Ed è scesa la lancetta, cioè ed è scesa la gradazione anche sulla diagnosi, eravamo quasi a 70 gradi, è sceso in un attimo a 65-66, ma sta riprendendo. Siamo già a 70 in diagnosi, 71, 72, e qui ovviamente sta salendo anche qua, giustamente. Ragazzi, scusate per le immagini, ma non so dove appoggiare la GoPro, ce l'ho in mano purtroppo. Allora, poi questo è un orario un po' di punta che, nonostante sia una zona industriale, c'è casino, è la verità. Quindi non è che posso fare i 100 km orari, anche perché se faccio 100 km orari mi sgridate e dite che la macchina è fredda e non bisogna tirarla. Allora, in diagnosi 73 gradi. Qui siamo ancora, vedete, ancora dobbiamo arrivare in mezzo. Spero di arrivarci, perché vi garantisco, ragazzi, che fuori è freddo. In diagnosi 75. Diagnosi 77 e siamo quasi a metà. Mi devo fermare. Allora, 79 in diagnosi e siamo quasi in mezzo. Allora, siamo a metà. Che l'altra volta mi hanno sgridato, che dici che ho atteso troppo. Allora, siamo a metà, sembrerebbe che più di tanto non va. E in diagnosi è ferma 82. Vediamo, se mi fermo, Ecco qua, siamo
Siamo, ecco, vai in stand by tutto qui. Siamo a 82 gradi e la lancetta adesso è a metà. Ok, c'è da considerare il fatto che fuori è freddo. Io sono sicuro che d'estate, d'estate è tutta un'altra cosa, come dicevo prima. Secondo me d'estate raggiungiamo tranquillamente anche i 90 gradi. Bisognerebbe fare una prova anche d'estate. 84 in diagnosi, non lo so se la ventola è partita, non lo posso sapere. Sto guidando, io penso di sì, non lo so. Comunque abbiamo visto che a metà siamo a 82 gradi. Ok, possiamo tornare in azienda. Ovviamente adesso sembra che la temperatura comunque sta ancora salendo, eh. Siamo adesso a 86 gradi. Gradi, adesso vi faccio vedere un attimo solo. Io sono anche del parere che possiamo anche camminare ancora un po'. Per vedere che magari la macchina sale, perché siamo già 89 in diagnosi. Allora, in diagnosi siamo arrivati a 90 gradi. Ovviamente la lancetta non ha fatto un'ombra di accenno andare giù, è rimasta dove è arrivata, lì è rimasta. Direi che possiamo anche rientrare in azienda, ragazzi. Tanto abbiamo fatto anche quest'altra prova. Perché giustamente me l'avete chiesto che non era valida, forse perché bisognava farla in movimento. Ecco, io adesso l'ho fatta anche in movimento. E in diagnosi siamo a 94 gradi. Gradi, 95 gradi in diagnosi, 96, 96 gradi, stiamo ancora camminando, eh. Direi che ci possiamo anche fermare. Allora ci fermiamo, giustamente siamo arrivati in officina, ci fermiamo e la temperatura è rimasta sì 96. Allora apriamo il cancello. Novantacinque, 94. Ecco, allora molto probabilmente, vediamo se passa a 93 perché sono fermo delle due. Ecco, 93. E allora c'è la ventola accesa. Ok, era la ventola accesa. Allora scendo, apro il portone e ci vediamo tra un attimo. Allora, sono appena sceso dalla macchina, ho chiuso il portone perché sono entrato dentro. E adesso c'è la ventola accesa. Vabbè, non vuol dire niente, tanto la prova l'abbiamo già finita. Non si vede la ventola. Si sta fermando adesso. Ok, la ventola si è fermata adesso. Qui c'è la diagnosi, vediamo un po'. Ok, 93 gradi, praticamente come quando siamo arrivati davanti al portone. Al cancello che era 95, poi ho fatto 94, 93 e ho detto forse la ventola è accesa, infatti adesso sta risalendo e siamo fermi, ovviamente. Allora spegniamo anche. Ok, spenta. E vabbè, qua la stacco dopo. La stacco dopo. Allora, a me dispiace, io non volevo causare tutto questo casino. Ci sono stato un po' di... Aspettate che vi appoggio su questa macchina. Ah, ecco.
Allora, ci sono stati un po' di casini, ci sono state molte persone che mi hanno attaccato, quindi mi sono venuti contro. Io accetto volentieri le critiche, ma senza offendere, perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti, volevo dire, siamo tutti fratelli, ma a quanto pare non è così. Io non ho ammazzato nessuno, ho soltanto fatto vedere una cosa e voi, oppure chi è, poteva semplicemente dirmi: Vince, hai sbagliato perché la prova che tu dovevi fare era in movimento. Ok, ci sta. E allora, adesso la prova l'abbiamo fatta in movimento. Ok? Nonostante fuori è freddo, perché vi posso garantire che è freddo. Si vede i cappellini, sono tutto imbardato. Siamo come minimo 5 gradi. Ecco qua, questo è quello che vi volevo dire. Con questo vi voglio dire che secondo me d'estate, ve l'ho detto ma che ve lo ripeto, secondo me d'estate è tutta un'altra cosa, perché la temperatura fuori è più calda, quindi, e lo sapete, e quindi secondo me in vettura, secondo me non si ferma mai ai 80, 85 gradi, 83, quello che sia, ma va direttamente a 90 gradi, secondo me. Poi magari mi sbaglio anche su questo, quindi mi raccomando, se volete dire qualcosa, non mi attaccate, non offendete, perché la prima cosa che offendete, ragazzi, ve lo dico proprio chiaro chiaro, cioè vi siete fino adesso stancati soltanto i pollici di scrivere, ma vi banno, vi butto fuori dal canale. È una cosa contro il mio volere, però quando voi mi offendete io non ho altra scelta, perché non mi va di replicare, non replico, perché non mi abbasso alle vostre. Non mi abbassa voi, ecco, punto. Quindi non contraccambio quello che voi mi dite, ma semplicemente vi banno, perché non è corretto il comportamento che voi avete avuto con me o che avete con me se pensate di offendermi. Ecco, tutto qua. Le critiche le voglio, ci sono, però con modi. Vincenzo, hai sbagliato, secondo me era così. Punto. Io ti rispondo e ti dico: hai ragione, scusami. Io sono fatto così, poi voi prendete come volete offendere, offendete, tanto vi butto fuori. Semplice. Comunque, io ho voluto fare quest'altro video perché secondo me io sono ancora dalla parte di come penso io, che è giusto così. Se qualcuno perché poi me ne avete detto di ogni, e questo e quell'altro, e la Fiat, e Volkswagen, e Audi, e la mia Skoda, la mia qua, la mia, cioè ne avete detto di ogni, se stiamo parlando delle Fiat, cosa c'è nelle altre marche? Vabbè, chi mi ha parlato di un tachimetro, chi ha detto che questa è vecchia, quella è nuova, e cambiano questo, cambiano quello, ho capito, però il succo qual è? Il succo è che quando noi camminiamo con la lancetta in mezzo, dobbiamo sapere dove siamo. Siamo a 80 gradi, 83 gradi, 85 gradi, 90 gradi, adesso lo sappiamo. Quindi, se ci volete credere, ci credete, se non ci volete credere, non è mio problema. Io stasera, quando vado a casa, dormo comunque, non mi cambia niente. Ecco, ho voluto soltanto dire che è precisare che siamo in periodo invernale e la macchina, sì, è arrivata a 85, ma eravamo anche oltrepassati i 90 gradi e stavamo camminando. Tutto qua. Poi, se qualcuno è più bravo di me, vi munite di telecamera, GoPro, prendete una macchina, fate un video e così sentiamo anche la vostra. Tutto qua. Non ho nient'altro da aggiungere, quindi io vi saluto, ragazzi, è stato bello anche per questo video. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate anche la campanellina, così non perdete i prossimi video. Ciao a tutti!